Antonino Caltagirone di Mussomeli per la 14ª giornata del campionato di Eccellone e di Eccellenza. Girone A, scendono in campo le due squadre del Vallone per il Gran Derby tra il Mussomeli e l'Atletico Campofranco. Mussomeli che si schiera con Ilardi, Mangiapane e Ilardi, Licari, Sposito, Andrea Scudrato, Musarra, Panepinto, Guerreri, Failla, Minnone e Lamattina. In banchina con il signor Renato Maggio vanno Schifano, Lucchese, Alessi, Giacomo Scudato, Lopresti, Giammango e Fiore. Campofranco che risponde con Leonardo, Giovengo Di Maggio, Immesi, Cuiò, Provenzano, Serio, Corso, Costa, Polito, Abate. In banchina con il signor Salvatore Sorci ci sono Giordano, De Marco, Azzara, Spinoccia, Ribeiro, Sempre Vivo e Sorci appunto. Arbitro della partita il signor Akash della sezione di Caltanissetta, coadiuvato dai due assistenti Michele Ciappa e Paolo Legname, sempre della sezione di Caltanissetta. Il capitano Mussomeli salta secco, quindi allarga bene sulla lista per la mattina. La mattina ci partirà un tiro cross che ci sta per l'attraversa di Minnone. È la prima vera grande emozione del derby. Parte Polito e palla che dà la sensazione del gol, che è un po' bravo, un po' fortunato, si lancia la mattina. La mattina, un po' di spazio, entra in area, la mattina solo e alla fine si fa recuperare da Giovengo. Fuori va Polito in mezzo, Cuiò di testa e c'è il gol, il gol del Campofranco. Capitan Cuiò di testa, terzo gol al terzo minuto. Lopresti in mezzo, messo giù, allarga sulla destra per Guerreri, Guerreri in mezzo, Cuiò, Provenzano, alla fine proteste, arriva il calcio di rigore, arriva il calcio di rigore al 14esimo minuto. Pronto alla battuta, Scrutato contro Leonardo, 11 metri, parte Scrutato e gol, e c'è il pareggio del Mussomeli. Mezz'ora di fuoco, Abate sulla destra, Abate entra nel rigore, prova la conclusione che esce di nulla. Ancora dietro per Giovengo, che ci partirà un cross con Guerreri, arriva la conclusione, il gol, grandissimo gol di Gioacchino Serio al 18esimo, gollasso di Gioacchino Serio. Battuta Minnone in mezzo con Scrutato che stava per siglare la doppietta. E battò stesso Panepinto, palla in mezzo con la mattina che va in anticipo e palla che finisce alta. Questo derby, Minnone in mezzo con Scrutato che prolunga, Cuiò la palla e che cosa ha sbagliato, che cosa ha sbagliato. Anticipato secco da Provenzano, quindi Immesi per Costa che allarga sulla sinistra per Polito, in mezzo per Immesi che la potrebbe chiudere e invece tira fuori. Serio per Polito si invola, Polito entra in area di rigore in questo momento, guarda in alto, si alza la testa e segna il 3-1 che chiude la partita all'89esimo. Polito, 7 minuti di recupero e arriva il triplice fischio finale che segna la vittoria del Campofranco, una vittoria importantissima, un derby dopo 3 sconfitte di fila tra campionato e coppa, sorpasso in classifica, fuori dalla zona playout dove piombano i cugini del Mussomeli, una domenica praticamente perfetta e trionfale per i giallorossi di Campofranco. Il pubblico esce, il Mussomeli esce comunque tra gli applausi del proprio pubblico, evidentemente hanno apprezzato la partita dei propri ragazzi. Da Gandolfo Pepe, Salvatore Giuliani, dal Nino Caltagirone di Mussomeli, arrivederci e buone feste all'anno nuovo. Il presidente del Mussomeli Enzo Munito, nonostante la sconfitta con grande signorilità, quale quella che ti contraddistingue, è davanti alle telecamere. Presidente, una sconfitta pesante.
Sì, sicuramente una sconfitta pesante, sia per il risultato, sia per la classifica, sia perché si tratta comunque di un derby. Dovendo scegliere, avrei preferito perdere un'altra partita che non contro il Campofranco in casa. Erate partiti bene attraverso Antonino la mattina, poi quel gol all'inizio secondo tempo, il pareggio, ma avete preso pure il 2-1 e lì forse siete un po' disuniti. Sì, hai detto bene, eravamo partiti bene, avevamo preso pure la traversa, un tiro di Antonino la mattina, poi come spesso capita abbiamo fatto il solito errore difensivo e dall'errore difensivo è nato poi il tiro da fermo che ha permesso al Campofranco di passare in vantaggio. Avevamo pareggiato la partita e sempre su una nostra disattenzione difensiva, invece di fare la palla a 60 metri, l'abbiamo lasciata lì e loro da un tiro hanno fatto il secondo gol. E poi il terzo gol, noi dovevamo sbilanciarci per cercare di raggiungere il pareggio e loro in contropiedi conoscono tutte le caratteristiche di Serio, di Polito, di Costa, e quindi Polito è andato via e ha fatto il terzo gol. Probabilmente pagate anche il dispendio psicofisico per giocare tante partite ravvicinate, recuperi Coppa Italia, non vi aiuta neanche questo, anche perché un organico un po' ridotto in questo momento. Di questo non possiamo fare altro che prenderne atto. Dobbiamo ringraziare la Lega che ha permesso al Marsala di rinviare una partita e, diciamo così, senza una valida di motivazione. Noi siamo stati costretti e saremo ancora costretti a fare un tour de force. In 14 giorni abbiamo fatto il calcolo, 5 partite. Questa è la terza, mercoledì abbiamo Marsala e domenica abbiamo il Troina. Quindi chiaramente i ragazzi hanno risentito anche, e si è visto nel secondo tempo, dello sforzo fisico fatto domenica e mercoledì. Però ripeto, questo non giustifica la sconfitta di oggi. Dopo un buon girone d'andata tutto sommato, adesso siete piombati in zona play-out, da oggi dovreste essere lì. Preoccupato? Preoccupato. Noi sapevamo che questo campionato sarebbe stato un campionato di sacrificio. L'abbiamo sempre detto e io l'ho ribadito in più circostanze. L'obiettivo che noi ci siamo prefissi all'inizio della stagione è quello della salvezza. Altrimenti avrei detto che puntiamo ai play-off. Siccome la nostra squadra è stata fatta per salvarsi, chiaramente ci troviamo mischiati in delle posizioni sicuramente non tranquille. Adesso riordineremo le idee. Cercheremo di fare il risultato nelle prossime partite, anche se fuori casa non sarà certo una passeggiata né a Troina né a Favara. Grazie Presidente. Con il mister del Campofranco Salvatore Sorgi. Mister, una bella vittoria soprattutto in un derby. Il derby era importante, però al di là di tutto è sempre un derby che, oltre a valere 6 punti, vale una marcia in più emotiva. E quindi devo dire che grazie a tutto il lavoro che hanno fatto in settimana questi ragazzi meravigliosi che ho a disposizione, è stata oggi una bella battaglia, però forse l'ha vinto chi l'ha voluto di più. Siete riusciti, dopo aver subito il pareggio, a riordinare subito le idee, a ripassare in vantaggio, poi nel finale avete chiuso, ma potete chiuderla anche prima in contropiede. Guarda, a dirti la verità che era una partita difficile, si sapeva oggi, e che comunque sia il Mussomeli non sarebbe uscito dal campo senza aver mostrato i muscoli, si sapeva. Quindi abbiamo lavorato in settimana proprio per lottare fino alla fine sulle fasi di transizione di non possesso e in possesso. Quindi non abbatterci dopo il gol ormai deve diventare una caratteristica dominante di questa squadra, perché i gol si possono prendere, si possono fare, però l'importante è concludere sempre a testa alta in qualsiasi incontro. In questo caso ci è andato bene, ma devo dire sempre un plauso ai ragazzi, perché loro sono stati fenomenali a non mollare niente, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Cosa ha portato in più Salvo Sorgi a questo Campofranco? Ma io, credimi, sono fortunato. Io sono un ragazzo fortunato perché è arrivato al posto giusto, al momento giusto, con dei ragazzi che si mettono a disposizione, che lavorano come dei muli durante tutto l'arco della settimana. E la bellezza nell'allenarli è proprio sta in questo, che il gruppo si è compattato, è unito, tutti si vogliono bene. E la cosa più importante, noi siamo dei dilettanti, senza che ci vogliamo bene, è inutile fare i fenomeni, i professionisti abbiamo inventato il pallone, io ho inventato questo, ho lanciato questo. Queste sono tutte stronzate, guarda. E l'importante è quando la gente sta bene insieme e si sacrifica l'uno per l'altro. Ma non nel calcio ma nella vita tutto è più semplice. Vedo mister, molti avevano sorriso e non riso quando eri stato nominato allenatore, perché ti conoscevano come giornalista. Invece hai dimostrato che forse ne capisci più di altri. Ma guarda, a dirti la verità io non
ti posso dire con stavolta un pizzico di presunzione che magari come allenatore è la prima esperienza, tant'è che sto conseguendo il patentino, però ho visto e studiato molte più partite di chiunque altro essere umano forse negli ultimi 5 anni, quindi con tutto il rispetto, al di là di questo, il calcio bisogna praticarlo con i propri concetti e metterlo a disposizione dei ragazzi che si hanno a disposizione. Molta gente non lo fa, molta gente mette gente fuori ruolo, molta gente è convinta di vincere le partite buttando 4 persone avanti, chiudendo 6 persone dietro. Non è così, non si hanno concetti di calcio. Io invece ho avuto la fortuna che grazie a Piero Gatto mi sono formato sotto questo punto di vista e lo ringrazio veramente, perché anche questi successi sono tutto merito del lavoro che ha fatto con me in questi anni. Il mercato ti ha regalato già un progetto serio, ti aspetti qualcosa in questi ultimi 5 giorni, mister? Ah, non devi dimenticare Duro, perché Duro è un ragazzo che in questo momento è in A-box, però ritornerà e ci darà una grossa mano. Adesso vediamo di fare qualcosina in difesa, ma tanto per essere numericamente a posto. E poi io sono contento che Rosa mi ha messo a disposizione la società, che è veramente una società presente e veramente mi diverto a stare con loro, che è la cosa più bella, e sono molto molto operativi. Sono tanti, quindi io non conosco più quanti dirigenti sono, 10.000, però sono tutti operativi al modo loro e mi mettono veramente nelle condizioni di lavorare al meglio. Più facile fare il giornalista o l'allenatore? Ragazzi, sono due brutte bestie, sono due brutte bestie, quindi, però nel frattempo io lo sto facendo entrambi allo stesso modo, quindi vuol dire che si può fare. Comunque la gioia che ti dà essere allenatore e vincere certe partite non te la può dare nient'altro. Vabbè, dacci allora il titolo e la prossima edicola di Gatto e Sorci. Beh, vedi, non è facile, perché onestamente ci sarebbe un problema, però sai com'è, potrebbe essere, siccome il campionato finisce verso aprile, magari lo prolunghiamo fino a maggio, chissà. Grazie mister.